Ma io guardi, l'ho detto anche ieri nella conferenza stampa, dispiace molto perché questo governo ovviamente rispetto a tutti i principi costituzionali, c'è una libertà religiosa, una libertà di culto, di professare anche con la pratica religiosa la propria fede. Quindi dispiace ovviamente di creare, diciamo, un comprensibile rammarico nella CEI e nella Chiesa italiana. Poi ci siamo anche sentiti col Presidente Bassetti, ci sentiamo spesso, ci siamo sentiti con loro, non c'è assolutamente nessun atteggiamento materialista da parte del governo, nessuna insensibilità su questo. C'è sì una grossa rigidità, come è stato anche anticipato, da parte del Comitato Tecnico-Scientifico, sul presupposto che diciamo anche nella letteratura scientifica che loro hanno, la pratica religiosa è una delle fonti, ma direi statistiche, da quanto è stato rappresentato per quanto riguarda i focolai epidemiologici. Però, come ho già anticipato, adesso ci lavoreremo, abbiamo bisogno di un po' più di tempo, lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di poter partecipare alle celebrazioni liturgiche in piena sicurezza. Frattanto, come è stato già anticipato, avremo una apertura già per le cerimonie funebri, per le celebrazioni funebri. E poi con questo protocollo che contiamo di definire nel pieno spirito di collaborazione con la CEI, con la CEI, con la Chiesa dei Vescovi Italiani, definiremo, diciamo, un percorso per poter garantire anche nel loro interesse, ovviamente, perché mi metto nei panni della responsabilità di un parroco che apre la Chiesa ai fedeli e vuole garantire la massima sicurezza.